Allora, continuiamo ragazzi, di nuovo. Quanto viene? Quanto viene? L'appartamento. Per due settimane? Bene. Cosa vuol dire quanto viene l'appartamento per due settimane in spagnolo? ¿Cuánto cuesta el apartamento por dos semanas? Bene, ¿cuánto cuesta el departamento por dos semanas? Bene, allora, l'appartamento è libero, libero per tutto il mese di agosto. Per tutto il mese di agosto. Bene, di nuovo, l'appartamento è libero. L'appartamento è libero. Per tutto il mese di agosto. Cosa vuol dire in spagnolo? L'appartamento sta libero per tutto il mese di agosto. Bene, l'appartamento sta libero per tutto il mese di agosto? Bene. Numero 6. Ci sono problemi? Per il parcheggio. Bene. Allora, cosa vuol dire ci sono problemi per il parcheggio in spagnolo? Hay algún problema con el estacionamiento. Bene, bene. Sí, hay algún problema o algunos problemas para estacionarse con el estacionamiento. Bene, ragazzi. Allora, adesso ascoltiamo un audio, ok? Tre veces, ok? E dobbiamo ascoltare e rispondere le domande, le preguntas. Va bene? Va bene. Ok, vediamo. Posso rispondere le preguntas? El audio te va diciendo. ¿Qué pregunta? Esta, aquí. Tranquilli, ragazzi, tranquilli. Okay. Lo mando al... Ah, no, quiero intentar algo que lo intenté la otra vez, pero quiero que me digan si es que se escucha. A ver... Ya. Es que es mi lado, cuando me vaya, como dice con la clase. Sí, seguro que ahí es 42, ¿no? Que no te doy libertad, dice. Vente a la calle. Sí, libertad que sube. Ok. Como un sus. Ya te la bebe. ¿Ves? Que se venía, pues sí, que yo me chapa a mí. David no venía. Por favor, todos silencien sus audios para pasar. Traccia. Digan a escuchar, me confirma si escuchan, por favor. 42. Escucha. Pronto. Pronto, buongiorno, mi chiamo Luigi Cesaroni.
Ho letto il suo annuncio su casevacanza.it e vorrei qualche informazione. Sì, certo, mi dica. Ho letto che la casa è per due posti, ma noi abbiamo una bambina di 2 anni. Ah, ok, non è un problema. Se per lei va bene, posso aggiungere un lettino nella camera da letto o nel soggiorno. Sì, è una buona idea. Meglio nella camera da letto, però, se è abbastanza grande. Sì, non si preoccupi. Un lettino ci sta senza problemi. Bene. Senta, qual è il prezzo dell'appartamento per 2 settimane? In che mese e per quanto tempo? In agosto per 2 settimane. In agosto. Dunque, in agosto per 2 settimane sono 800 euro. Non può fare un po' di sconto? Ma guardi, agosto è altissima stagione. È proprio impossibile. Va bene, allora... Aspetti un attimo, mi scusi. Vedo qui sul mio computer che purtroppo ad agosto l'appartamento è libero solo dopo il 18. Sì, ma mi va benissimo. È proprio il periodo che interessa a me, dopo Ferragosto. Sì, è il periodo migliore. Un'ultima informazione, per cortesia. C'è un posto auto? No, mi dispiace. Però non è difficile trovare parcheggio in strada. Anche in piena estate? Sì, sì, assolutamente senza problemi. Va bene, allora come facciamo? Le lascio una caparra? Sì, se mi lascia un indirizzo email, le mando tutti i dati per fare il pagamento e la mappa dell'appartamento. Sì, allora la mia mail è cesaroniluigi@gmail.com. cesaroniluigi@gmail.com. Bene, le scrivo entro questa settimana. Allora, a presto. Arrivederci. Arrivederci. Va bene, ragazzi, o non va bene? Ragazzi, mi ascoltano? Sì, professor. Ok, ragazzi, un'altra volta, ok? Di nuovo, va bene? Di nuovo. Va bene, di nuovo. Traccia 42. Pronto? Pronto, buongiorno, mi chiamo Luigi Cesaroni. Ho letto il suo annuncio su casevacanza.it e vorrei qualche informazione. Sì, certo, mi dica. Ho letto che la casa è per 2 posti, ma noi abbiamo una bambina di 2 anni. Ah, ok, non è un problema. Se per lei va bene, posso aggiungere un lettino nella camera da letto o nel soggiorno. Sì, è una buona idea. Meglio nella camera da letto, però, se è abbastanza grande. Sì, non si preoccupi. Un lettino ci sta senza problemi. Bene. Senta, qual è il prezzo dell'appartamento per 2 settimane? In che mese e per quanto tempo? In agosto per 2 settimane. In agosto. Dunque, in agosto per 2 settimane sono 800 euro. Non può fare un po' di sconto? Ma guardi, agosto è altissima stagione. È proprio impossibile. Va bene, allora... Aspetti un attimo, mi scusi. Vedo qui sul mio computer che purtroppo ad agosto l'appartamento è libero solo dopo il 18. Sì, ma mi va benissimo. È proprio il periodo che interessa a me, dopo Ferragosto. Sì, è il periodo migliore. Un'ultima informazione, per cortesia. C'è un posto auto? No, mi dispiace. Però non è difficile trovare parcheggio in strada. Anche in piena estate? Sì, sì, assolutamente senza problemi. Va bene, allora come facciamo? Le lascio una caparra? Sì, se mi lascia un indirizzo email, le mando tutti i dati per fare il pagamento e la mappa dell'appartamento. Sì, allora la mia mail è cesaroniluigi@gmail.com. cesaroniluigi@gmail.com. Bene, le scrivo entro questa settimana. Allora, a presto. Arrivederci. Arrivederci. Ragazzi, di nuovo o no? Di nuovo, professore. Ok, va bene. Un'altra volta, l'ultima volta. Traccia 42. Pronto? Pronto, buongiorno, mi chiamo Luigi Cesaroni. Ho letto il suo annuncio su casevacanza.it e vorrei qualche informazione. Sì, certo, mi dica. Ho letto che la casa è per 2 posti, ma noi abbiamo una bambina di 2 anni. Ah, ok, non è un problema. Se per lei va bene, posso aggiungere un lettino nella camera da letto o nel soggiorno. Sì, è una buona idea. Meglio nella camera da letto, però, se è abbastanza grande.
Sì, non si preoccupi. Un lettino ci sta senza problemi. Bene. Senta, qual è il prezzo dell'appartamento per 2 settimane? In che mese e per quanto tempo? In agosto per 2 settimane. In agosto. Dunque, in agosto per 2 settimane sono 800 euro. Non può fare un po' di sconto? Ma guardi, agosto è altissima stagione. È proprio impossibile. Va bene, allora. Aspetti un attimo, mi scusi. Vedo qui sul mio computer che purtroppo ad agosto l'appartamento è libero solo dopo il 18. Sì, ma mi va benissimo. È proprio il periodo che interessa a me, dopo Ferragosto. Sì, è il periodo migliore. Un'ultima informazione, per cortesia. C'è un posto auto? No, mi dispiace. Però non è difficile trovare parcheggio in strada. Anche in piena estate? Sì, sì, assolutamente senza problemi. Va bene, allora come facciamo? Le lascio una caparra? Sì, se mi lascia un indirizzo email, le mando tutti i dati per fare il pagamento e la mappa dell'appartamento. Sì, allora la mia mail è cesaroniluigi@gmail.com. cesaroniluigi@gmail.com. Bene, le scrivo entro questa settimana. Allora, a presto. Arrivederci. Arrivederci. Bene, ragazzi, pronti? Tutto bene. Bene, allora ragazzi, attiven su audio, per favore. Bene. Ok. Ma attenzione con los perritos, eh. Por ahí los perritos no se llevaban bien los perritos. Ok. Bene, ragazzi, una domanda. Quanti posti letto ci sono nell'appartamento? Due posti. Due posti? Sì, due posti. Bene, sì, due posti, ragazzi, bene. Due posti. Numero due. Il numero due. In quale stanza il proprietario vuole mettere il lettino per la bambina? La camera del letto. Il proprietario? La camera del letto. Nel soggiorno. Ajá. Pero la persona que va justamente a vivir allí no es el propietario, es el inquilino. Allora il inquilino dice nella camera da letto, okay? Però il proprietario vuole mettere nel soggiorno, okay? Numero 3. In che mese vuole andare in vacanza il signor Cesaroni? In agosto, per due settimane. Allora, quanto viene l'appartamento o il prezzo per 2 settimane? 800 euros. È così. €800. Va bene? Sì, bambini. Va bene, continuiamo allora. L'appartamento è libero per tutto il mese di agosto? Dopo Ferragosto. Ma è libero o no? Il periodo migliore. No. No è libero. Bene, no. Non è libero, no. Tutto. Non è libero. Okay? Soltanto 2 settimane. Dopo Ferragosto. Ferragosto è un tempo in Italia. Non è vacazioni. Ferragosto non è vacazioni. Bene. Sì. Allora, ci sono problemi per il parcheggio? Ci sono. Hai problemi per il stazionamento?
sono dei problemi. Perché no. 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 Non problemi. No, non sono problemi. No problemi. No problemi? No. Ah, vediamo, ascoltate ragazzi, ascoltate. No tiene. Perché hay problema, dice el oficial, dice el nombre. Creo que no tiene parqueo. cesaroniluigi@gmail.com. Assolutamente senza problemi. Va bene, allora come facciamo? Le lascio una caparra? Va bene, allora. Ascoltate ragazzi. Aspetti un attimo, mi scusi. Vedo qui sul mio computer che purtroppo ad agosto l'appartamento è libero solo da me. In che mese e per quanto tempo? In agosto per 2 settimane. In agosto. Dunque, in agosto per 2 settimane sono 800 euro. Non può fare un po' di sconto? No, guardi, agosto è altissima stagione, è proprio impossibile. Va bene, allora. Aspetti un attimo, mi scusi. Vedo qui sul mio computer che purtroppo ad agosto l'appartamento è libero solo dopo il 18. Sì, ma mi va benissimo. È proprio il periodo che interessa a me, dopo Ferragosto. Sì, è il periodo migliore. Un'ultima informazione, per cortesia. Ultima informazione, ragazzi, ascoltate. Ma c'è un posto auto. C'è un posto auto. Cosa vuol dire posto auto? Parking, però in che parking lleva il corso? Ragazzi, cosa vuol dire un posto auto in spagnolo? Hay un lugar para mi auto. Ah, bene. Hay un lugar para el auto. E la risposta? No, mi dispiace. No, mi dispiace. No, disculpe. Sì. Allora, continuiamo? No, non è difficile trovare parcheggio in strada. Non è difficile trovare. Cosa vuol dire non è difficile trovare? Non è difficile. Il problema. Non è difficile incontrare. Non è difficile incontrare. Non è difficile incontrare un estacionamento. Un estacionamento. Non è incontrare un estacionamento. Entonces la risposta è no, ¿ok? Porque justamente al inicio le dice que no hay un lugar para el auto, pero sí. Hay un lugar fuera para parquear, para estacionarse. No dentro de la casa, pero sí fuera. ¿Okay? Allora, non ci sono dei problemi, no hay problemas. Va bene? Okay, ragazzi, vamos a terminar con eso de aquí. ¿Okay? I numeri da 100. Ripetete con me, i numeri da 100. I numeri da 100. In poi. In poi. Cosa vuol dire i numeri da 100? Il numero de 100, 100, 100. In poi. A más. A más. Bene. Benissimo. Allora, ripetete con me, 100. 100. 200. 200. 800. 800. 1000. 200. 1000. 1000. 1 milione. 1 milione. 1 milione. 1 miliardo. 1 miliardo. 1 miliardo. Bene. Allora, vediamo qua, 101. 101. 250. 250. 800, 2 milioni. 2 miliardi. 112. 112. 290. 290. 933.
10.000. Allora, ragazzi, di nuovo, 100. 100. 101. 112. 112. 200. 200. 250. 250. 290. 800. 900. 933. 933. Attenzione ragazzi, 900 è de 900, 30 de 30 y 3 el número 3. 33. ¿Ok? 933. 1000. 1000. 2000. 2000. 10.000. 10.000. Ahora, attenzione, mire, cuando hablamos nosotros de A, en italiano A es singular, E es plural. Pero en el número, mille es singular, es plural, es 2000. O sea, ¿y si es 3000? 3000. 3000. Perfetto. Allora, un milione. Un milione. Milione. Due milioni. Due milioni. Bene. Un miliardo. Un miliardo. Miliardo. Due miliardi. Due miliardi. Miliardi. Bene. Allora, ragazzi, questo qua. ¿Cuál es el número siguiente? ¿Cuál es el número siguiente? Ok, allora, vediamo. ¿Cómo se lee este número? ¿Cómo se lee? ¿En italiano? No, en español. ¿Cómo se lee este número? Ajá, ¿ma cómo se lee en italiano? Sí. ¿Cuál? Sí. Seicentouno. Allora, come si legge questo? 3.000. ¿Quién metió gol? Okay, bien. 3.564. ¿Va bien, eh? Va bien. Bien. Duecento quindici. ¿Cómo hace su lengua, señorita?
Ok, allora continuiamo. Una signora che sta llevando su curso virtual. 7.000. 7.000. 7.000. 5. 7.000. 5. 500. 500. 500. 500. 500. Bene. Continuiamo. Seguente. Questo. 10.000. 10.000. Bene. La coppia lì. 10.000. 10.000. Bene. Questo, questo. 500. 500. 500. 70. 70. 76. Ok, perfetto, ragazzi. Continuiamo, continuiamo. 8.000, 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
¿Qué? Sete. Okay. ¿Puesto? Continuiamo, questo è facile. Facilissimo. 125. 125. Bene, questo? 1950. 1950. 1950. Bene. 50. 735. 735. Bene. Questo, mamma mia. Madonna. 450.
7.925. Bene, allora, questo ragazzi, questo numero? 54.050. 4.450. Ricordate, ragazzi, 50. E questo numero? 268. ¿Se acuerdan? ¿Vi ricordate? Bene, con 8 siempre 28, 38, 48, 68, ok? Bene. Sì. Perché stai scrivendo? Okay. Allora, questo numero? 59. Bene, ragazzi, hay humo. 20. Bene, ya nos damos examen, profe. 20. Gracias, profe. No, gracias a vos, ragazzi. Más bien, mi recomendación gracias. Es que lean ustedes esta ¿ya? Parte, comunicaciones, gramática, que es todo lo que hemos visto nosotros. ¿Ya? Ok, revísenlo bien, por favor. Voy a estar mandando un video durante la semana explicando un poco de esto también. Ya, miren el video, porque esas preposiciones articuladas es lo que forma justamente di más il del, di más lo dello, di más el apóstrofo del apóstrofo. Así que ese es un poquito complicado. Si es que lo van a memorizar así, ¿eh? Pero si cuando vayan practicándolo, se les va a hacer más sencillo. Ok, ragazzi, así que mi recomendación es que la página 69, ok. 69. Ah, 69, 69, puedan estudiarla, repasarla. Voy a hacer yo un video explicando algunas cosas, pero voy a también buscarles algunos videos, aparte, algunas páginas donde puedan practicar también ejercicios. Ah, ya, perfecto. ¿Ok? Un último, ragazzi, un momento que quiero buscarles otro ejercicio. Laurita. Ah. No te he visto en la clase de... Para en la clase del Blackboard, en la clase de Classroom. ¿No has estado? ¿De qué? En la clase del Classroom, ¿no has estado? Toda la semana ha habido clase. Para que cuelgues la clase, así como hace el profesor en el Zoom, igualito. Ay, ay, ay. Yo me inscribí, pero ¿sabes qué? Me dijeron que tengo que entrar a mi correo institucional, lo he pedido, y no me han dado el correo institucional, porque yo no me acuerdo. Ya. Ragazzi, sí, profesor. En el libro, ¿recuerdan esa parte? Esa parte, eso de acá es en la página 167.
167. Ejercicio 5. Allí ustedes. Ejercicio 5. Sí, escúchenme, chicos, todos, por favor, porque eso es fundamental. No es calificado, pero va a ser muy importante en lo que corresponde a su examen, porque de aquí seguramente que voy a sacar algunas cosas, no van a ser iguales, ¿ok? Pero si ustedes van resolviendo y practicando, se les va a hacer mucho más sencillo. Ahora, mi recomendación es que vayan desde la página 167, 167, hasta la página, a ver, 171. Yeah. ¿Cómo? Desde la página 161. ¿De qué página, profe? Desde la página 167 hasta la página 171. ¿Ok? Ahora, eso de allí. ¿La página 167 hasta la 171? Así es. Sí, Laurita, sí. ¿Okay? Igual, cualquier pregunta, háganla a través del grupo. Chicos, necesito también saber, durante la semana yo voy a dar un periodo de días, ¿ok? No, lo ideal no sería días, pero necesito saber cuándo mandarles justamente para que hagan su examen, ¿ok? Ahora voy a armar una encuesta rápida, ¿ok? Que les voy a mandar. Necesito que todos completen la encuesta para saber qué día se hace más factible su examen. Tiene que ser antes del sábado. No, viernes. Viernes, pues, profe. Pero es que ya el sábado comenzamos con otra unidad y no quiero que se mezclen sus cerebros. Claro, ya, así que por favor. Viernes, ¿no? Puede ser. Bueno, solito tres cosas. Profesor, dime. ¿Qué unidad? Si es la 5, estamos llevando, básico 5, ¿no? Claro, pero vamos a llevar igual dos unidades este mes acá, porque tenemos dos sábados más. ¿Y a qué unidad sería? ¿La 6? Claro, desde el próximo sábado, los dos sábados que quedan, es la unidad 6. ¿Básico 6 o estoy mal? No, básico 5. No, el básico 5, unidad 6. Sigue, perdón, siendo, profesor. Sigue siendo intensivo, sí. Igual, solo que es básico 5. 5, ah, ya. Ya, profesor. Ajá. Ya, sí. Entonces, tres cosas. Les voy a mandar un video explicando justamente lo que sale en la pantalla ahorita para darles una idea más clara. Número 2, les he pedido que resuelvan en la página 167 a la 171 para que se preparen a su examen. Sí. Y la número 3, les voy a mandar más tarde una encuesta para saber qué día y qué hora es mejor para la mayoría. ¿Okay? ¿Qué páginas, profesor, por favor? Desde la 1, 6, ¿qué páginas, profesor? Desde la 1, 6, 7 hasta la 1, 7, 1. ¿Ok? Ya, yeah, profesor. Ok. Ya. Yeah. Ok, ragazzi, me despido de ustedes. Ya, yeah, se va a terminar la clase. Cualquier cosa, por favor, escríbanlo a lo que es el WhatsApp del grupo. ¿Ok? Ya, yeah, profesor, gracias. Ahora no va a haber, ya no va a haber que este trabajo, entonces, ¿no? Solamente examen. Sí, su tarea, no, su tarea va a ser no, justamente la que les estoy dejando en el libro ahorita. Ya. No lo mandamos, solo estudiamos. No, solo es una preparación para el examen. Ya, profesores, gracias. Okay, gracias. O sea, la tarea 167 al 171. Gracias, profesores. Gracias.